Nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone F al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, il Nutalesco pareggia per 1-1 nel match d'alta quota contro il Porto d'Ascoli, padrone di casa. Prossimo impegno per i ragazzi di Massimo Epifani in casa nel derby domenica prossima con la Vastese. Calcio d'inizio per gli ospiti dopo un inizio di studio su calcio di punizione napolano. Pennella al centro, Aliffi sfiora da ottima posizione, ma tutto vano per posizione irregolare del difensore di casa. Risponde con un'azione omologa l'11 ospite Valenti, tiro cross, testa, smanaccia. Il match è equilibrato con ambedue le difese attente nel non concedere spazio e opportunità agli avversari. Come sempre in queste occasioni, lezioni degne di nota arrivano da palla inattiva. Su corner svetta Gallo, brivido per l'estremo portuale. I rossoblu crescono, Valenti fa tutto da solo e libera il mancino, palla fuori di poco. Sempre il numero 10 Teramano va un passo dal gran gol di direttamente dalla bandierina, testa e compagni si salvano letteralmente per il rotto della cuffia sulla linea. Nella ripresa ci prova il Porto d'Ascoli su corner di Napolano, dopo un batti e ribatti la sfera arriva a Verdesi, l'ex Pineto e Castelnuovo ci prova a giro, Shiba blocca in due tempi, sul capovolgimento di fronte contropiede dei ragazzi del presidente Di Giovanni, Valenti rimane in piedi e spara un missile che si spegne sul fondo, al 55esimo riparte in contropiede il Notaresco, pesce bisturi per Maio che scarta testa ma da posizione defilata non riesce a insaccare a porta sguarnita, poco male per il numero 9 in quanto in posizione irregolare. A provarci maggiormente il Notaresco, passa l'acqua, cicca l'intervento, Valenti sguscia nei 16 metri avversari ma perde l'attimo e permette alla difesa in tenuta arancione di metterci una pezza, sempre i teramani vogliono l'intera posta, su corner svetta Speranza, testa fa suo il pallone, gli abruzzesi riescono però a mettere la freccia alla mezz'ora, Maio prende il mirino e toglie le ragnatele dal set con uno splendido capolavoro balistico. A fine match arriva il colpo di scena, passa l'acqua, cade in aria e Garofalo concede la massima punizione dal dischetto, l'ex napolano fredda Shiba e impatta il match, non succede più nulla, Porto d'Ascoli e San Nicolò Notaresco si dividono la posta in palio in un match equilibrato dove però forse manca qualcosa ai teramani. Ti fa rimanere con la mano in bocca dopo una partita secondo me giocata alla grande della mia squadra, perché sapevamo che loro sono bravi a difendere tutti dentro la metà campo e quindi quando una squadra si difende tutti dentro la metà campo e poi lo fanno bene perché hanno un allenatore bravo è difficile trovare gli spazi, e noi però siamo stati molto bravi, abbiamo anche palleggiato tecnicamente molto bene e poi ho detto ai ragazzi che poi i dettagli nel calcio fanno la differenza e abbiamo avuto diverse occasioni e dobbiamo essere più lucidi e più bravi a cercare anche il compagno a fargli far gol, però sono contento perché poi veniamo da domenica, abbiamo fatto una grande partita, oggi ci siamo riconfermati contro, ripeto, una squadra che è ostica, però se alla fine mi preme sottolineare la crescita di questo gruppo che sta crescendo e sta prendendo consapevolezza di quello che vuole l'allenatore, oggi siamo stati, ripeto, sfortunati alla fine, ma rimane la prestazione, abbiamo perso due punti, se vogliamo chiamarli persi, però il campionato è ancora lunghissimo, andiamo avanti e prendiamo la prossima. I sogni li facciamo fare alle altre squadre, che forse è meglio così, noi dobbiamo stare con i piedi ben piantati a terra, sappiamo perfettamente qual è la nostra realtà, sappiamo che siamo in un campionato difficilissimo, in un girone che io ritengo essere uno dei tre più forti della Serie D e sappiamo soprattutto come noi affrontiamo la Serie D. E da Cenerentola ci hanno invitato al ballo e noi cerchiamo di ballare il più possibile, e che quindi per fare risultato oggi serviva fare questo tipo di partita. Peccato aver concesso quel calcio piazzato ad una mattonella dove Maio sappiamo poteva farci male. C'è stata la parte centrale del secondo tempo dove abbiamo perso un po' di equilibrio, abbiamo concesso troppe ripartenze a campo aperto ad una squadra che ha gambe e qualità, e poi siamo stati bravi a riprenderla perché chiaramente quando vai sotto con una squadra così forte più delle volte finisce che rimane una buona prestazione ma zero punti.